Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere una mia partita giocata a tavolino contro un 1900 punti allo FIDE, quindi un'ottima prima nazionale. Io qui avevo i pezzi neri e lui ha iniziato con D4. Io ho giocato cavallo F6. E lui ha giocato cavallo C3. Cavallo C3 è una mossa giocabile. Di solito il bianco gioca alfiere F4 o alfiere G5 e poi D3 per cercare di effettuare l'attacco Richter-Veresov, dove di solito arrocca lungo e inizia ad attaccare il re del nero. Ok. Dopo cavallo C3 ho giocato D5. Lui ha giocato alfiere G5. E io cavallo D7. Quindi difendo il cavallo in caso di cambio. Ok, lui qui ha giocato E3. Io ho giocato E6. Lui ha giocato cavallo F3. E ho giocato alfiere E7. Quindi qui entrambi stiamo sviluppando i pezzi. Io qui posso già arroccare corto. Lui invece deve sviluppare l'alfiere in caso di arrocco corto, oppure sviluppare la regina in caso di arrocco lungo. In questa posizione, dopo alfiere E7, lui ha giocato alfiere E2. E io qui ho giocato una mossa d'attesa a 6. Ho giocato a 6 perché nel caso lui dovesse giocare regina D2, posso subito iniziare a giocare B5 per cercare di attaccare l'arrocco lungo del bianco. E come vedete, dopo a 6 la posizione, diciamo, è completamente pari. Lui ha giocato a 4. A4 mi impedisce di giocare subito B5. Quindi ho giocato B6. B6 serve ad affrontare A5 con B4 con B5 e inoltre posso sviluppare questo alfiere in B7. Dopo B6 lui ha giocato arrocco e ho giocato alfiere B7. Lui ha giocato torre 1 e io arrocco. Come vedete è una partita molto lenta, il bianco qui si è limitato a sviluppare i suoi pezzi, li ha sviluppati piuttosto bene, direi. La partita è pari, anche se il nero è già preferibile come struttura. Sta forse un pochino meglio appena. E dopo arrocco, dopo arrocco da parte mia, lui ha giocato alfiere F1. Una mossa piuttosto strana, alfiere F1. Anche se effettivamente non ci sono grosse debolezze per il bianco, però questo alfiere qui è piuttosto passivo. Il bianco in questa partita non sta attaccando e non sta minacciando niente. Invece il nero ha il piano, per esempio, di giocare C5 per cercare di aprire la colonna C e piazzare una torre magari in C8. Ecco, dopo alfiere F1 io ho giocato subito C5, appunto. Lui ha giocato H3. E dopo H3 ho giocato torre C8. Lui cavallo B1, mossa, altra mossa molto strana. Cavallo B1. E qui ho un leggero vantaggio. Anche se, vedete, cavallo B1 non è che compromette tantissimo, perché devo dire che il mio avversario non faceva errori, al massimo giocava delle mosse un po' imprecise perché erano troppo passive. Comunque, cavallo B1 chiaramente serve a giocare C3 per rinforzare il centro e poi riposizionare il cavallo magari in D2. Quindi, dopo cavallo B1, io ho giocato donna C7, collego le torri, ho finito lo sviluppo e prendo il controllo della colonna C. E lui gioca C3, appunto.
Dopo C3 io ho giocato torre E8 per difendere l'alfiere. In questo modo non lascio pezzi sospesi. E dopo torre E8 lui gioca cavallo D2. Io ho giocato alfiere D6. Ora, come vedete, ho questa batteria donna e alfiere e la torre che controlla la colonna E. Quindi sono pronto a giocare E5 per cercare di aprire la colonna E. Quindi dopo alfiere D6, lui ha giocato torre C1 e io ho giocato H6. Ho giocato H6 perché ho visto che qui lui doveva per forza dare l'alfiere, perché su alfiere H4 c'è G5 e su alfiere G3 c'è alfiere mangia e guadagna un pedone dopo F mangia, regina mangia. Quindi qui doveva per forza dare l'alfiere e ho la coppia degli alfieri che, come ben sapete, è più forte della coppia dei cavalli se il centro è aperto. Quindi da qui in poi devo cercare di aprire il centro. Lui ha giocato donna C2 e io qui ho giocato cavallo D7. Cavallo D7 prepara ulteriormente la spinta in E4 per poi riprendere di cavallo e mantenere la coppia degli alfieri. Questa era l'idea. Dopo cavallo D7 lui ha giocato E4. Io ho deciso di mangiare in D4. Lui ha mangiato di cavallo. E qui ora la situazione non è semplicissima. Ovviamente devo cercare di aprire il centro, però non vorrei che lui giochi cavallo E4, altrimenti i suoi due cavalli qui sarebbero molto molto forti. Due cavalli in mezzo alla scacchiera, veramente molto forti. E quindi ho rigiocato cavallo F6 per attaccare E4. Dopo cavallo F6 lui ha mangiato e io ho mangiato di cavallo. Ora, come vedete, il centro è aperto, quindi questi due alfieri sono molto forti e puntano entrambi sull'arrocco del re. A questo punto il mio avversario ha giocato cavallo C4. Cavallo C4 effettivamente non sembra male come mossa perché attacca l'alfiere e lui cambierebbe molto volentieri il suo cavallo per il mio alfiere, ma io chiaramente voglio mantenere la coppia degli alfieri e quindi su cavallo C4 ho giocato alfiere C5. Dopo alfiere C5 lui ha giocato cavallo B3. Qui, come vedete, ho un buon vantaggio posizionale. Questo vantaggio posizionale è dovuto alla coppia degli alfieri, chiaramente. Quindi dopo cavallo B3 ho giocato alfiere F7, mantenendo l'alfiere, molto importante questo. E lui ha giocato regina E2. Regina E2, a cui io ho risposto con regina C6, quindi creando questa batteria con alfiere regina e minacciando chiaramente cavallo F4. Dopo regina C6, lui ha giocato B5, no? Dopo regina C6 lui ha giocato cavallo D4, scusate. Quindi cavallo D4 attacca subito la regina nuovamente e dopo cavallo D4 io ho deciso di mangiare questo pedone. Anche se è effettivamente molto rischioso mangiare questo pedone, perché ora rischio di perdere la regina. Questo è il problema. Perché la mia regina ha poche case dove andare, l'unica è questa. Attualmente, per esempio, dopo torre A1,
L'unica casa è regina D7. Quindi devo stare attento. Ho un pedone in più, ma la posizione non è per niente facile. Dopo regina mangia 4, lui ha giocato cavallo E5. E come vedete, anche qui lui sta minacciando cavallo mangia F7. Devo impedire cavallo mangia F7. Perché dopo cavallo mangia F7 c'è per esempio regina E6 scacco, seguita da cavallo F5, troppo pericolosa per il nero. Quindi dopo cavallo E5 l'unica mossa qui è torre F8, che ho giocato in partita, e lui ha giocato cavallo C6. Ha giocato cavallo C6, mi sembra questa. Cavallo C6. Chiaramente il suo scopo è giocare torre A1 e vincere e guadagnare la regina. Quindi qui devo stare molto attento, la partita è complicata. Io ho giocato B5. B5 serve a poter dare una casa alla regina, a dare la casa C4 alla regina. E dopo B5 lui ha giocato chiaramente torre A1 e io donna C4. Dopo donna C4 lui ha giocato donna G4 a sua volta. Attaccando la mia regina, come vedete. E quindi io sono dovuto tornare in C5. Quindi vedete per quante mosse questo cavallo è rimasto in presa. È rimasto in presa da cavallo C6. Qui non posso mangiare chiaramente perché arriva a torre A1 e perdo la regina. Quindi ho dovuto giocare B5 per dare la casa C4 alla regina. Lui ha giocato torre A1 comunque, io donna C4, lui donna G4, attaccandomi la regina con l'alfiere, e io ho giocato donna C5, quindi difendendo la regina, attaccando il cavallo. Dopo donna C5, lui ha giocato B4, attacca la regina, e io donna D6, la difendo. Dopo donna D6, lui ha giocato cavallo mangia E6, questa è un po' rischiosa come mossa. Sinceramente non ho ben capito questa mossa, cosa servisse. E dopo cavallo mangia E6, io ho giocato pedone mangia E6. E su pedone mangia E6 vedete che qui ho un ottimo vantaggio. È vero che lui minaccia sempre qualcosa, ma il mio vantaggio qui è netto. Dopo cavallo mangia E6. Pedone mangia E6, lui ha giocato torre mangia, quindi attacca la regina. E dopo torre mangia, ha giocato regina D7. Chiaramente sono pronto a cambiare le donne qui, in questa posizione. E dopo donna D7, lui ha giocato cavallo mangia E7, a cui è seguito cavallo mangia E7 e poi torre D1 da parte sua, cerca di sviluppare un altro pezzo. Chiaramente qui il bianco sta giocando con un pezzo in meno, però ha un po' di attività dei pezzi, anche se non è sufficiente per poter vincere la partita. Dopo torre D1 ho giocato regina C7, lui ha mangiato in H6. Non posso riprendere indietro perché il pedone è inchiodato, chiaramente. E ho giocato regina F4. Regina F4 intende cambiare le regine, poiché c'è anche la torre in presa. Ok, dopo donna F4, lui ha giocato donna E6, scacco. Io ho giocato donna F7, lui donna G4 nuovamente,
E io, donna mangia F2. Quindi ho guadagnato un altro pedone e inizio ad attaccare. Donna mangia F2, lui ha giocato re H1. E io nuovamente donna F4. Proponendo il cambio di regine. Lui ha giocato di nuovo donna F6. Ma a questo punto, dopo torre F7, minaccio di guadagnare la torre. Quindi questa torre deve essere spostata. Lui ha giocato torre H5. E io donna F6. Quindi propongo nuovamente il cambio di regine. Lui ha giocato donna A2. Una mossa piuttosto brutta questa donna A2 perché si allontana dall'attacco. È vero che mantiene ancora la pressione qui, ma il vantaggio del nero qui è enorme. E io ho giocato in questa posizione, ho giocato cavallo F5 che minaccio questo doppio qui, molto pericoloso tra l'altro. E lui qui ha giocato donna F2, quindi non posso ancora fare questa, altrimenti mangia il cavallo. Ma dopo donna G6 vedete che questa torre non ha mosse. Non può essere difesa dal pedone perché c'è il re inchiodato. Ovunque vada, per esempio qui è attaccata dal cavallo. L'unica è sacrificarla sul cavallo, però mi darebbe troppo materiale. E quindi qui il vantaggio del nero è enorme e il mio avversario ha deciso di abbandonare. Io volevo focalizzarmi un attimo sul cavallo C6 da parte sua, questa mossa, che è una mossa molto interessante. E tra l'altro qui lui aveva la parità dopo questa mossa. Chiaramente, ecco, è molto pericoloso mangiare qui, perché se io avessi mangiato lui avrebbe avuto torre A1, attacca la regina non ha case, quindi non è una buona idea. L'unica era B5 per dare invece una casa alla regina in C4. Io invece ho perso il vantaggio in questa posizione. Invece di giocare donna C6, a cui effettivamente segue cavallo D4, potevo giocare subito cavallo F4. Cavallo F4 attacco la regina. E attacco anche questo cavallo qui in C4. Chiaramente lui dovrà giocare tipo regina E5 e qui potevo guadagnare qualcosa, per esempio così. Per esempio potevo fare questa, dopo alfiere mangia, regina mangia cavallo attaccando questo cavallo, ho ripreso il pezzo indietro e ho un pedone in più. Difendo questo cavallo, chiaramente pronto a cambiare l'alfiere e poi ho l'alfiere a campo scuro che è molto forte, quindi avrei mantenuto un ottimo vantaggio. Comunque poi lui ha deciso di sacrificare troppi pezzi, per esempio in questa posizione cavallo mangia E6, è una mossa completamente sbagliata, e poiché il nero ha un vantaggio enorme. Ok, grazie a tutti per la visione di questo video e alla prossima. Ciao!